È partita adesso questa nostra attività indispensabile perché, come si sa, il tumore della mammella diagnosticato sotto al centimetro determina delle possibilità di guarigione di oltre il 90%. Quali sono le novità? Le novità sono che per evitare assembramenti e per la sanificazione dei locali faremo delle visite diluite nel tempo. Ci sarà una settimana in cui prendiamo tutte le prenotazioni e dopodiché, invece di fare questa attività di prevenzione solo nel mese di ottobre, cerchiamo di prolungarla per 2 o 3 mesi. L'altra novità è che abbiamo aperto una delegazione a Tocco da Casauria, dove il responsabile appunto è l'avvocato Di Florio, e abbiamo fatto una convenzione sempre con la ASL per avere dei locali dove visitare a Tocco da Casauria. Altra novità è l'approccio che abbiamo fatto con il comune di Cappelle, dove apriremo prossimamente un'altra delegazione. Per cui diluiamo e evitiamo assembramenti anche in questo senso. L'amministrazione comunale è sempre presente a iniziative di questo tipo, soprattutto con la LILT, dove abbiamo già instaurato una collaborazione anche gli scorsi anni. È molto importante il discorso della prevenzione per il tumore al seno, che purtroppo attualmente coinvolge ragazze di una giovane età, e quindi è importante effettuare screening, è importante essere sempre sotto controllo, effettuare i controlli. Per quanto riguarda l'amministrazione comunale, noi moralmente sosteniamo questo nastro rosa con l'illuminazione della Torre Civica e con l'illuminazione del Ponte Flaiano, appunto del colore rosa, e questo per far sì che le donne, quando passano, si ricordino di questa situazione, di questi problemi, di queste evenienze, di queste brutte situazioni a cui si potrebbe andare incontro, e che quindi si prefiggano di fare controlli costanti e in maniera tale da evitare poi situazioni che non più recuperabili.